Ma salve a tutti cari amici di evosmart.it, bentornati in nostra compagnia. Ci eravamo lasciati con questa scatola, o meglio con questo telefono, ovvero il Redmi Note 8. Nel video completo vi ho detto, ragazzi, attenzione, aspettate un attimino perché in Italia potrebbe non essere commercializzato questo Redmi Note 8, ma potrebbe arrivare un'altra variante. Beh, quest'oggi è arrivato il momento di mettere da parte questa scatola, ovvero il Redmi Note 8, e di farvi vedere la variante che è arrivata nel nostro mercato, ovvero il Redmi Note 8 in versione T. Ci sono delle piccole ma sostanziali differenze tra i due telefoni. Io come sempre ringrazio massmen.net, ragazzi, siamo i primi in Italia a farvi vedere questo prodotto, questo telefono. Quindi mi raccomando, iscrivetevi a questo canale YouTube per rimanere sintonizzati su tutte le news dedicate a Xiaomi e Redmi. Avrete tutte le anteprime a livello italiano, ma soprattutto condividete il nostro video e schiacciate il tasto like per un'altra volta far salire questo video. Detto questo, ragazzi, vi faccio subito vedere l'unboxing di questo prodotto, le prime impressioni, e vi metterò a confronto i due smartphone. E in un rapido confronto vi metterò vicino questi due prodotti. Detto questo, ovviamente, lanciamo subito la nostra sigla. Bene, dunque andiamo subito ad aprire questo box di vendita. È la versione ufficiale, quindi la versione globale, quella che insomma trovate già disponibile su massmen.net. Costa 219,99 euro e avete a disposizione il nostro coupon esclusivo EvoSmart, vi farà risparmiare ulteriori 5 euro. È già disponibile, quindi lo potete tranquillamente acquistare senza nessun tipo di problema. Allora andiamo a vedere subito cosa contiene la confezione di vendita. Dovrebbe essere analoga a quella del Redmi Note 8, eccolo qua sulla destra, spillettina per rimuovere il vano delle nostre SIM, ovviamente è un dual SIM, libricino delle istruzioni che mettiamo subito da parte, la cover che non è però uguale, vi dico subito, a quella del Redmi Note 8 in versione non T. Questo perché la versione T è leggermente più alto, ma proprio questione di millimetri che fanno sì che la cover non va assolutamente bene. Quella che danno in confezione nel Redmi Note 8T, vedete, è questa qua, nasconde ovviamente le fotocamere, il sensore fingerprint per sbloccare lo smartphone tramite impronta digitale, è una cover in silicone, eccola qua, silicone fumé. Tiriamo fuori subito lo smartphone dalla scatola, eccolo qua, come vi dicevo, variante T. Leviamo subito la plastichina, caratteristiche tecniche, eccolo qua, 48 megapixel il sensore principale, ovviamente abbiamo la possibilità di usufruire della camera grandangolare, 6,3 pollici il display, 4000 mAh la batteria, quindi una batteria performante. Ma ecco la novità, ecco perché Xiaomi non ha importato questo smartphone NFC a bordo di questo dispositivo. Quindi finalmente arriva il chip NFC anche nel medio gamma Xiaomi. Si chiama Redmi, ma ovviamente, come potete vedere, è importato da Xiaomi. Allora togliamo subito la plastichina nel display frontale, intanto si sta accendendo lo smartphone. Questa è la versione Moon Shadow Grey, quindi versione nera con 64 GB di storage interno, 4 GB di memoria RAM a bordo. Vedete il boot iniziale multilingua perché è la versione globale. Questa è la back cover posteriore, vedete, differente rispetto a quella di Redmi Note 8, quindi non T, vedete una back cover. Colorazione proprio totalmente differente, molto più bella secondo me questa del Redmi Note 8T. Come di consueto abbiamo triple slot, quindi micro SD e due nano SIM. Sempre quattro camere nella parte posteriore, come vi dicevo prima, sempre 48 megapixel, nonché sensore fingerprint nella parte posteriore per entrambi gli smartphone. E poi ovviamente contenuto di vendita con caricabatterie europeo e cavo USB di tipo C. Vi faccio vedere anche il discorso che vi dicevo prima, vedete, uno a fianco all'altro. La versione T, quella a sinistra, si sta avviando nella boot animation, è leggermente più alta, non so se lo notate dal video, cambia veramente un millimetro che fa sì che, appunto, come vi dicevo, le cover del Redmi Note 8 non vanno bene nella versione T, proprio per questa piccolo millimetro, forse l'inserimento di un chip NFC ha fatto allungare lo smartphone, ovviamente una battuta, però sostanzialmente la verità è questa. Frontalmente non cambia assolutamente niente tra i due smartphone, anche le caratteristiche tecniche sono le medesime. Ovviamente andremo a testare anche questa versione T, così almeno
faremo una recensione completa del prodotto, prodotto che sicuramente si candida ad essere uno dei best buy sotto la fascia dei 200 euro, perché come vi ho detto forse il prezzo sarà di 229 euro al lancio per quanto riguarda Xiaomi, oppure faranno delle super super offerte, io questo al momento non lo posso sapere. Prezzo ufficiale Maskman, come vi dicevo prima, 219,99. Intanto che questo smartphone si avvia, Nicola non ci ha mandato solo questo dispositivo, ma abbiamo anche un'altra super anteprima, ovvero Redmi 8A. Questo è un entry level invece di casa Xiaomi, che andiamo subito ad aprire, che togliamo le plastichine. Come vi dicevo, entry level, infatti ha 2 GB di memoria RAM a bordo, 32 GB di storage interno, Snapdragon 439, un display 6.22 pollici HD+, ed è un dispositivo con una super super batteria, infatti abbiamo una 5000 mAh a bordo di questo smartphone. Con un display HD+, si candida veramente ad essere un battery phone a tutti gli effetti. 12 megapixel la fotocamera frontale con intelligenza artificiale, 8 megapixel per quanto riguarda la selfie camera nascosta dal notch. Adesso togliamo anche queste plastichine. Abbiamo anche qua, vedete, la possibilità di inserire 2 nano SIM ed una micro SD con parte retro ruvida. Molto bello al tatto questo smartphone, veramente la parte retro dona un qualcosa in più per quanto riguarda, come vi dicevo prima, la fascia entry level del prodotto. Ora non mi ricordo il prezzo di vendita di questo prodotto, poi tanto troverete il link qua sotto in descrizione. Anche di questo ovviamente arriverà la recensione completa. Sempre in confezione troviamo il cavo USB di tipo C, non male per quanto riguarda comunque la fascia entry level del mercato, e poi troviamo il caricabatterie, mentre qua dentro spillettina per rimuovere il vano delle SIM. Non abbiamo una custodia, ma abbiamo solamente il libricino delle istruzioni. Dunque ragazzi, per questo video unboxing è veramente tutto. Io come di consueto ovviamente vi ringrazio, vi saluto, mi raccomando vi attendo nel box dei commenti se avete domande su questo dispositivo, come vi dicevo in anteprima assoluta per voi utenti di evosmart.it. tutto lo staff ovviamente anche per questo video vi ringrazia, vi saluta e ci vediamo nei prossimi video.